Pinocchio approda sul palco del Vendano con 4 spettacoli nel giro di 3 giorni, compresi 2 matinee dedicati alle scuole. Il musical, firmato da Saverio Marconi, è portato in scena dalla Compagnia delle Alghe, con il patrocinio della Fondazione Collodi, per festeggiare i 10 anni di attività del gruppo teatrale cevisanese. Ospite d'onore Manuel Frattini, acclamato interprete del Burattino per oltre 500 repliche in tutto il mondo. Felice e onorato di essere presente a questo compleanno importante dei 10 anni. E felice soprattutto che lo si festeggi con uno spettacolo che ho praticamente nel cuore. È uno spettacolo magico, perché Pinocchio ha questo potere di rendere particolari e magici tutte le persone che salgono sul palcoscenico per interpretarlo. In questa versione i panni di Pinocchio sono vestiti dal promettente Danilo Aiello, Angela e Geppetto sono invece interpretati da Silvia Di Stefano e Andrea Verzicco. Si pensa sempre a Geppetto come un signore anziano, che non è vero, cioè Geppetto è un imprenditore di 45-50 anni, diciamo così, che si ritrova da solo alla fine, perché invece gli manca un affetto vero, gli manca, infatti incontra la meraviglia di Angela, che con santa pazienza, perché ne ha tanta all'interno dello spettacolo. Ci metto 2 atti per conquistarlo. 2 ore di spettacolo per conquistarlo, però alla fine ci riesce lui, grazie ad un essere che un cuore non ce l'ha, perché è fatto di legno, riesce a costruire e a riscoprire il suo cuore, che apre a tutti gli altri. Salvatore Bruno per la Cinews 24. Pinocchio!